Sono Anna, l'assistente digitale di Fineco. Ti guiderò attraverso le principali fasi di negoziazione che caratterizzano una giornata di trading. In questo video vedremo quali sono e come operare, con particolare riferimento a Borsa Italiana. Ecco le principali fasi di negoziazione. Asta di apertura. Negoziazione continua. Asta di chiusura. Mercato after hours. Inoltre, in determinati contesti di mercato caratterizzati da forti fluttuazioni dei prezzi, si attiva la fase d'asta di volatilità, che porta a una sospensione delle negoziazioni, fino a nuova riapertura. Vediamo ora insieme come operare durante le varie fasi su Borsa Italiana. Per tutte sono ammessi sia ordini limite, stabilendo il prezzo a cui si vuole che avvenga l'eseguito, oppure a mercato, se si desidera che avvenga al primo prezzo utile. L'asta di apertura comincia alle 7:30 e si conclude alle 9. Durante questa fase non vi sarà alcuno scambio e tutti gli ordini concorrono alla formazione del prezzo ufficiale di apertura. La negoziazione continua, inizia alle 9 e termina alle 17:30. L'asta di chiusura comincia dalle 17:30 e si conclude alle 17:35. È anche possibile inserire ordini con limite di prezzo uguale al prezzo di asta di chiusura, dalle 17:35 alle 17:42. Il mercato after hours inizia alle 18 e si conclude alle 20:30. In questa fase, gli ordini limite vengono accettati con scadenza solo per oggi e sono cancellati a fine sessione. L'asta di volatilità differisce dalle altre perché non ha un orario prefissato e interviene solo in determinati contesti e secondo regole stabilite dalla borsa di negoziazione. Gli operatori possono inserire ordini con un limite di prezzo o a mercato. Gli scambi sono sospesi finché non riparte la negoziazione continua. Tutti gli ordini concorrono alla formazione del nuovo prezzo ufficiale di apertura. Vai su finecobank.com e scopri tutta la formazione su trading e investimenti. Corsi via web e video dedicati. Ti ringraziamo per aver scelto Fineco.